Ciao a tutti da Saridor e bentornati su ARK! Ok, allora, questo episodio sarà un The Best Of, semplicemente perché non ho avuto assolutamente tempo, c'è una viverna da crescere e sto bestemmiando in aramaico antico. Quindi ho detto, ma buttiamoci di nuovo sul peggio del peggio che sono riuscito a fare. E materiale ce n'è, voglia se ce n'è. Non aggiungo altro, buona visione. Guardalo lì, guarda qua, guarda qui, qui, tutto masticato, maledetto raptor di merda. Ma hai fatto anche scendere il Tam. Dio, Madonna Santissima, amen. Vabbè, basta che non rompi i coglioni perché sennò... sì, ma ragazzo mio, io non ho mai visto un dinosauro che caga così tanto, eh. Deve averci un culo che sembra una porta a soffietto. Cosa c'hai da guardare te? Pop nasino. Sì. È una dentata non mal... Mamma mia, mi sono cagato addosso. Andato a fare il culo tutte e due. Verduccio, cosa stai facendo? Ah, ci sono i compi. Guardalo, guardalo, guardalo. Guarda la furia omicida. Il deficiente. Dove cazzo vai? Verduccio, vieni qua, imbecille. Un idiota. Ari, eccoli. Guardalo, guardalo. Verduccio, ce l'hai dietro. Verduccio, sono dietro di te. Verduccio, no. Verduccio. Vabbè, quando hai finito, quando hai finito lì coi compi, fammi un fischio. Guardalo, guardalo come va incarognito. Ce l'ha a morte con loro, eh. Porca. Oh, Verduccio, ti amo. Ma del resto lo sappiamo, Verduccio è un dinosauro pacifista. Lui dice, fate all'amore, non fate alla guerra. Vabbè, Verduccio, via con me, va. Che hai già fatto figure di merda, abbastanza per oggi. Dove... Addio! Fluttua! Madonna, che bello! Ciao! In primis, sì, in primo, ok. Oddio, che carino! Fluttua! Vola! Il lupo volante! Io una cosa più brutta non l'ho mai vista. Io una cosa più oscena non l'ho davvero mai vista. Vabbè, lasciamo perdere. Verduccio, te e quel compi lì cosa avete? Delle... Cioè, vi siete messi... Che cazzo gli guardi il culo, te sporcaccione? Oh. Minchia, ma voi due siete sempre lì? Ma non vi siete rotti i coglioni? Porca Eva! Crepa! Oh... Abbiamo un problema. Dov'è il grifone? Porca troia, se ho perso il grifone qua è brutto, è tanto brutto. Dov'è andato? Ho perso il grifone qua, sono fatto. Mamma mia, no. No, ti sento. Dove cazzo eri, paralitico, che mi hai fatto morire? Mi hai fatto perdere 100 anni di vita, brutto, parassita, maledetto. Guarda cosa c'era lì. Ma sto compi è sempre qui a rompere il cazzo. E vaffanculo da un'altra parte. E mai rotto tre quarti di minchia però, eh. Devo trovare il momento giusto. No, così dovrebbe andare. Gioco, sei una merda di quelle galattiche. Cioè, vabbè, ma io non ho parole. Bisogna essere veramente delle merde, eh. Vero, Ark? Ah, adesso me la fa mettere. Cioè, uno poi non si deve incazzare. Tentativo numero 4. Tentativo di tua sorella. Bravo, Simba. Ci hai dato dentro per un'altra volta. Minchia, ragazzi. Anche stavolta vedo che la signorina Nala ti ha veramente distrutto, eh? Mamma mia, ti faccio uno zabaione di nuovo. Anzi, te ne faccio 20 litri così ti tiri sul cuore. Intanto mi sono reso conto di essere un perfetto imbecille. Ci siamo persi il piccolo, vero?
Si sia perso il piccolo. Porca troia. Porca troia, sono un imbecille. Trovalo, mo. Ci sarebbe stata poi anche la porta da chiudere, eh. Ma sono troppo scemo, è inutile. Ci siamo giocati il piccolo. Porca puttana. Ci siamo giocati il piccolino da scemi. Da scemi. Perfetto. Vabbè, Simba, ringraziami. Avrai la possibilità di trombare un'altra volta. Di qua. Ok. No, 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 fermana. Come un allosauro? Ma ci sono gli allosauri qui, ma non l'ho mai visto. Ma porca di quel... Ma sono stato un'ora lì. Ma ci sono stato un'ora. Ma io no, vabbè, ma no, 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 no. Io no, io adesso non dico niente. Ma non è possibile. Un'ora buttata nel cesso. Ma non si può, ma non si può, ma dai. Sì che non me ne sarei fatto un cazzo, ok, d'accordo. Però cazzo, su. Ma non, ma vabbè. Bene, un'ora automatica assolutamente buttata nel cesso. Perfetto. Vabbè, la zona parrebbe abbastanza tranquilla. Signora Erminia ha finito di cagare. Gentilmente, avrò già cagato 6 volte. Guarda, merda da tutte le parti. Incredibile. Vabbè. No, Erminio, cazzo, di nuovo. Porca puttana, no, lupi, no, lupo, no. Lupo, no. Lupo, au, tua sorella. Tua sorella. Tua sorella anche a te. E a te tua zia. Ecco, così abbiamo tirato a mezzo tutto l'albero genealogico. Signor Erminio, abbiamo fatto una minchiata. Erminio, coraggio. E fallo fuori. Ma porca puttana, Erminio. Erminio caprone che non è altro. Ma pensa a te. Si prende una pozioncina, ci rimettiamo un po' un sesto. Non sei stato di gran aiuto, eh? Per un cazzo proprio. In compenso hai cagato. Aia, porca troia. Erminio, qua ci moriamo. Male. Porca. Cerchiamo di fare una scappata a riprenderci la nostra roba. Signor Erminio, siamo nudi. Allora, tentativo numero 2. Voglio un po' vedere se ci arrivi qui. Vedi che ti incastri. Fammi vedere la tua bella faccetta da culo. La tua testina di cazzo. E mo come la mettiamo? Eh? Beh, non riesci neanche a fare il giro. Erminio. Mamma mia! Io non mi voglio incazzare. Io non mi voglio incazzare, Ark. Dai, raccontami, raccontami. Cos'è che ti affligge? Cos'è che ti disturba così tanto? Dimmi, dai, ti vedo. Hai un'espressione veramente triste. Te lo giuro, mi piange il cuore. Sì, lo so, lo so. Lo so, è il parrucchiere. È colpa sua. Ma non ti deve... No, non te la devi prendere. Lo so che ti ha fatto il crestino alla cazzo di cane. Però non te la devi prendere così. Dai, poi le piumette ricresceranno. Diventerai più bello, forse. Cioè, non ti devi incazzare se tua madre ti chiamava bello de zia, ragazza mia. Cioè, capiscimi. Io ci metto del mio, ci metto della mia buona volontà per farti sentire più a tuo agio. Però, voglio dire, i miracoli non li fa nessuno, eh. No, 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 due. Erminio, che cazzo fa? Sal, minchia. Porca puttana, mi fate incazzare perché se mi incazzo finisce male per tutti. È chiaro? Oh, che palle. Sarco, questa è casa mia. Lo capisci che non voglio nessuno a rompermi i coglioni? Grazie, eh. Oh, minchia, appena arrivato ci sono già subito tutti gli invadenti che arrivano a rompere le palle. Andatevi a casa vostra, non rompete i coglioni a me. Oh, dunque. Ma dai, non l'avevo ancora... Rush. Sì. Ra.
Aia, figlio di bastardo! Maledetto. Ok, per ora fermiamoci qua. Questo episodio mi è servito giusto per recuperare un po' di tempo e per fare cose sulla vera serie di Ark. Sì. E scoprire tante nuove bestemmie creative, soprattutto. Nei prossimi episodi vedremo, andremo avanti con la viverna che sta crescendo, la bestiola e tante altre cose che devo fare. Ma purtroppo il tempo è quello che è, E comunque, se questo video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' cazzo che volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!